Buongiorno ragazzi, dopo aver fatto la magnifica esperienza alla finale a Riyadh, non potevamo mancare questo grandissimo appuntamento che è la finale di Champions League a malincuore, Inter contro Manchester City. Tanto già lo so che perderà, vero papà Gentili, che l'Inter perderà. Basta esserci, l'importante è esserci. L'importante è... ci sono squadre che non ci sono, ad esempio. Turn down for what? Allora, signor papà, non metta il dito nella piaga, per favore, Però ragazzi, andremo a fare un'esperienza veramente di livello. Dopo essere stati in campo a Riyadh, potremmo andare a giocare sul prato della finale di Champions League. Quindi mi raccomando ragazzi, iniziate a lasciare like, iniziate a condividere questo video e lasciate un commento qua sotto. E adesso vi porto direttamente a Istanbul insieme a me. Let's go, venite insieme a noi. Ci siamo, la nostra avventura sta per iniziare. Let's go! Siamo ragazzi, eccoci qua, finalmente arrivati all'hotel. Questo è il nostro, almeno la mia meravigliosa stanza, bella completa. Aspettate che vi metto il grand'angolo così potete vedere la mia stanza. Wow ragazzi, siamo nel centro di Istanbul, ci siamo. Siamo arrivati a questo bagno ragazzi e niente, qua c'è lo sgabuzzino, si accende anche la luce, molto figo, tutto molto bello, tutto molto clean e siamo carichi per questa magnifica esperienza ragazzi, perché sì, andremo a giocare sopra il prato della finale di Champions League ragazzi, wow, non vedo già l'ora. Ragazzi ci siamo, è iniziata la giornata qua a Istanbul. Stiamo andando alla PlayStation House con tanti altri creator in giro per il mondo. Guardate qua, non so se lo riconoscete, ma è proprio lui ragazzi, direttamente dall'Inghilterra. Ragazzi, vediamo in quanti lo riescono a riconoscere. Io adesso non ve lo inquadro. È uno youtuber inglese. Fa video su calcio, vediamo in quanti riusciranno a riconoscere. Troppo gentile, Ricky. Forza Milan sempre! Forza Milan sempre, diglielo! Ma
Ragazzi, siamo appena usciti dalla PlayStation House. Wow, esperienza. Come avete potuto vedere, c'erano delle leggende. Leggende a dire poco, ragazzi. Delle leggende del calcio, non mi sarei mai aspettato di trovarli perché non ci hanno detto niente, Piero. No, è stata una sorpresa che ci ha riservato PlayStation, ragazzi. Mamma mia, a saperlo avrei portato la maglia originale del Milan e gli avrei fatto firmare da Kakà. Saperlo prima, ragazzi. Da Kakà. Però intanto, ragazzi, mi sono fatto firmare le scarpine e adesso ve le voglio mostrare. Ragazzi, scarpa autografata da Gareth Bale. Tieni, Piero. E non è finita qui. E scarpa autografata da Kakà. Cioè, io immagina di giocare con queste piedi. Mi raccomando, ragazzi, andate a vedere sul canale dei Pirlas che cosa abbiamo fatto all'interno della PlayStation House, perché sul loro canale appunto è uscito il video dove si vede quello, tutte le attività che abbiamo fatto, sì, con i calciatori. C'è stata una sfida di palleggi con la testa tra Samuel e uno tra questi due calciatori, ragazzi. Quindi andatevelo a recuperare. Ragazzi, siamo ad un party esclusivo di PlayStation e guardate qua, c'è anche la coppa. Ragazzi, foto fatta, in bocca al lupo chi la vincerà. Ci siamo. Andando a vedere la partita, è arrivato il momento, quel momento. Wow, ragazzi, mi batte forte troppo il cuore. Mi batte troppo forte il cuore, ragazzi. Clarence Seedorf. Wow! Disgrazia. Disgrazia. Che isso? Wow. Wow! È un sogno. Questa esperienza, ragazzi, è un sogno. È un sogno. Guardate dove sono. È un sogno, ragazzi, è un sogno. Fine primo tempo, ragazzi, 0-0. Guarda, pensavo molto peggio, vi dico la verità. La stiamo quasi giocando. E quindi non lo so come andrà a finire questa partita. Scopriamolo. Scopriamo tra poco, nella prossima clip. Si conclude qua, ragazzi, la finale di Champions League. Mi dispiace veramente tanto per l'Inter, però è andata così. Almeno hanno preso solo un gol rispetto ai 5 che avevo detto nei video dei Pirlas. Ragazzi, la vera esperienza arriva proprio domani, perché domani faremo un qualcosa che non tutti potranno fare e non tutti avranno l'occasione di fare. Quindi, ragazzi, adesso andiamo a riposarci in albergo e ci vediamo direttamente domani per l'esperienza, quella che conta. Andiamo. Ragazzi, dopo 3 ore di traffico, ragazzi, per arrivare in hotel, ci siamo. Sono le 4 di notte e domani mattina la sveglia alle 9. Non ci posso credere, ragazzi, però lo dobbiamo fare, perché domani mattina, signori, sarà l'esperienza, una delle esperienze più grandi che abbia mai fatto fino a qui. Ci vediamo direttamente a domani.
Esco. Buongiorno. Ci siamo. Today is the day. Oggi è il giorno. Dopo aver dormito neanche 2 ore, 3 ore, 4 ore. Io sono ancora fermo nella notte di ieri. Spero che mi dia consolazione la partita di oggi, mamma mia. Let's go. Ragazzi, come potete vedere, siamo all'interno dell'ospedale dell'Inter. Mamma mia, che esperienza! Mi hanno messo di fianco l'armadietto di Onana e Lukaku, signore. Guardate qua, qua c'è il mio nome, Off Samuel, è la divisa che indosserò oggi per questa splendida partita. E poi ci sono le scarpine e i calzettoni. C'è praticamente un kit completo. Mamma mia, che esperienza con PlayStation, ragazzi. Anche all'MSP ti trattano così? Penso proprio di no, penso di non avere delle panchine di questo tipo. Ragazzi, pensate se c'era il Milan al posto dell'Inter. Pensate, voi immaginatevi se ci arrivava in finale il Milan, ragazzi. Immagina, puoi. Ecco cosa bevono i giocatori di Serie A, ecco cosa bevono. Acqua. Gatorade, non so se lo bevono, magari sarò lo sponsor. Anch'io bevo Gatorade, quindi anche Pierino può essere giocatore di Serie A. Facciamo un giro, ragazzi, rapido, nello spogliatoio. Andiamo direttamente... Oddio, questi sono i cessi in cui pisciano i giocatori. Oddio. Sono effettivamente le docce dove i giocatori dell'Inter di ieri hanno dovuto lavare via e farsi scivolare addosso la sconfitta. No. Questo invece è la vasca. Dopo la partita i giocatori si immergono nella vasca ghiacciata per rigenerare le gambe. Rispetto i giocatori e si fanno massaggiare. Ma adesso, signori, voglio andare all'ospedale del City. Ci siamo, ragazzi, stiamo per entrare nello spogliatoio dei campioni d'Europa, dove si sono cambiati Alan, De Bruyne, Grealish, Foden. Oh, I like it. I like it. Oh, but that's your number, right? Ragazzi, ci siamo. Eccolo qua. Lewis, Carson, Foden. Scarson. No. The quality is the same. Look. But the t-shirt. We won yesterday. I think, no. Manchester won yesterday, no? Oh! I like it. C'è solo un Manchester ed è lo United. Così mi ha risposto. Let's go. Ragazzi. Qui Luca, secondo me, sta mangiando le mani. Campolunghi, ti stai mangiando veramente le mani, eh? Guarda dove sono. Adesso facciamo la foto e la mandiamo subito a Luca. Guarda dove sono. Erling Brand of Samuel. Ah, posso sedere? No, ragazzi, domanda. Qua si è seduto Alan, Qua. Ieri c'era Alan, oggi c'è un sangue. Ieri c'era Alan, oggi c'è un sangue. Andiamo avanti, ragazzi, veloci. Veloci, grilli.
You're Greenish? Yeah. You look like Greenish. Do you really? I'll take it. I'll take it. I'm scoring goals like Greenish today too. No, colui che ha fatto gol. Pier, come la vedi? Non lo voglio leggere quel nome. No. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Jay Alvarez. Wow. Voglio immergermi nell'acqua di Haaland. Cioè qui Haaland si è immerso nella vasca, qui si è fatto la doccia Marez, qui si è fatto la doccia De Bruyne. Wow ragazzi, non ci sto credendo neanche io. Solo dei gran contenuti. Ok, ci siamo ragazzi. Lì c'è il campo della finale di Champions League. Siamo nel corridoio, siamo sempre più vicini. Wow ragazzi, non ci sto credendo.